Allora, tornando da fuori, dopo 4 giorni, ho lasciato i funghi all'interno del frigorifero. Guardate che brutti. Allora, che cosa voglio fare? Guarda, gialli, quando sono gialli così significa che è passato del tempo, sono un po' vecchiotti. Quindi che cosa facciamo? Risuscitiamoli. Vai, al fungo, alzati e cammina. Facciamo un bel risotto. Però, quel champignon, ma di che può essere il risotto? Poi ce la giochiamo noi. Allora, prima cosa, ingredienti. Funghi champignon, funghi secchi, riso, parmigiano reggiano, burro, poco, però quello buono, buono, l'ho comprato proprio da un allevatore direttamente. Poi cipollotto fresco, noci, erba pepe, buonissima, sentite, ah, assume molto al tipo. Poi salvia e rosmarino, lì, ok. Quindi io poi cosa ho fatto? Ho fatto un brodo con i funghi secchi, mezza cipolla, ho messo anche il rosmarino dentro e i funghi champignon. Profumatissimo. Buono, 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 mi sono pure a parlare di occhiali. Adesso, velocemente, un pezzettino di burro, qua, così. Così, poco, 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 poco. Poi andiamo, accendiamo e metto subito il cipollotto. Eccolo qua, a me piace da morire. Anche la cipolla normale va benissimo, è uguale. Poi sono armato, passino, metto qui, piano piano, sentiamo musichetta. Poi da pomeriggio questa, da sera. Metto un po' di brodo, così aiuto a far scomparire bene bene il cipollotto. Quanto ci vorrà? Questa è l'operazione, diciamo, più lunga insieme alla cottura del risotto. Quindi stiamo qui, lo guardiamo, lo osserviamo, deve scomparire il cipollotto. 5 minuti. Vai, pronto adesso, siamo pronti, basta con la culla, basta con la culla. Pronti, riso, due persone, 140 grammi, sono più che sufficienti. Tostiamolo, tostiamolo. Allora, questo diciamo è il contenitore, è lo strumento di cottura per riso tra i migliori, ma non proprio questo, proprio perché è d'acciaio, il fondo è alto, quindi ci vuole tanto prima di assorbire il calore, però poi lo disperde piano piano. L'acciaio è fantastico, o acciaio o il rame anche, però è ancora più costoso. Allora, qui vedete, qui il riso ormai ha assorbito tutti quanti i grassi, e vado col vino. September more. Vado. Quindi acidità, vino bianco, alziamo, andiamo così, facile facile facile, quindi veramente economico. Un po' dei funghi, allora fermi tutti, una cosa, funghi secchi, funghi porcini secchi. Fate caso sulla confezione, delle volte c'è scritto funghi secchi con porcini. Io voglio solo i porcini. Mi dovete dare solamente i porcini secchi, dovete comprare solamente i porcini secchi. Ok? Allora, adesso facciamo bene a evaporare l'alcol, quindi quando non sentite più che pizzica il naso, è pronto, è evaporato. E adesso, così, tutto in una volta, mi avvicino, tutto in una volta. La prima volta io le metto fino a coprire il riso, fino a coprire il riso, così, perfetto, ecco, ci siamo, eccoci qua, tembermo, vado, così, perfetto, ecco qui. Adesso metto dei funghi che taglio velocemente, come li volete tagliare, piccoli, grossi, che si sentono tra i denti? Io penso che sì, che si devono sentire un po' tra i denti, no? Quindi possiamo fare in questa maniera, vedo che ci sia un po' di sostanza, no? Di consistenza anche. Ecco qua. Ok, così. Così. Poi io faccio una cosa. Salo subito. Salo, così, subito, così, pepe, metto già, poi mettiamo un altro pochino dopo,
giro e mentre il riso si cuoce, quindi ci vogliono i fatidici proprio 17-20 minuti, io che cosa faccio? Faccio un trito di erbe di rosmarino. Calcolate che già nel brodo c'è il rosmarino, la salvia e l'erba pepe. Erba pepe e salvia. Ghirigli di noci tritate grossolanamente, così. Vedete l'importanza della paletta squadrata, perché se fosse stata tonda io non riesco a sentire bene il fondo e pulire casomai, se ci fosse la necessità di levare il chicco di riso che si è attaccato lì sul fondo. Con questa leviamo tutto. Lo ricordate? Sempre, quando vedete che si asciuga subito un po' di brodo, il brodo sempre caldo bollente, come quando si cuoce la pasta, deve essere tutto in ebollizione, se no facciamo il riso mezzo cotto. Adesso, vedete? Bello cremoso, già da adesso. Guardate, però, noi oggi abbiamo deciso, burro, andiamoci piano. Un pezzettino abbiamo messo all'inizio per stufare, e adesso metto un olio siciliano, dei miei amici Fratelli Ligari, eccolo qua. Spengo tutto. Quindi invece il burro metto l'olio, poi metto le erbette, il trito di erbette, così, misto, parmigiano, reggiano 24 mesi, mi raccomando, ne userete di meno, perché più meno è stagionato e più ce ne vuole per dare gusto. Quindi adesso, guardate qui, guardate, piano piano. Senza trucco, senza inganno, eccolo qua, guardate, piano piano, così, guardate che meraviglia. Ci stiamo. Pepe ci vuole, eccolo. Adesso, bello così, poi noci, così, noci, diamo un po' di croccante, buone. Oh, dovete comprare roba italiana. Noci italiane, poi ecco qua due erbettine e adesso andiamo all'assaggio. Poi col timo va bene lo stesso. La bontà, sempre economico, semplice e tanto tanto buono. Vi amo a tutti quanti, grazie. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.